Ciao a tutti, bentornati e bentornati su questo canale. Oggi in questo video vediamo insieme quali sono le novità che verranno introdotte col nuovo sistema di casa Apple per i dispositivi mobili, iOS 15. Quindi seguite tutto il video per scoprire quali sono le nuove funzionalità e i grandi cambiamenti per il nuovo sistema operativo. Come molti di voi sapranno, Apple nel giugno del 2021 ha introdotto il nuovo sistema operativo iOS 15. Dunque, andiamo, prima di vedere la lista dei sostanziali cambiamenti, a vedere come scaricare e installare questa versione di iOS, perché sì, sono online delle beta, che sono versioni beta, quindi non definitive di questo sistema, che potete già installare. Unico accorgimento che dovete prendere, nonostante le beta ultime siano abbastanza stabili, non installatelo sui dispositivi Apple che utilizzate quotidianamente, perché potrebbero presentare bug o problemi come tutte le versioni in fase di sviluppo, insomma. Come scaricare e installare iOS 15? iOS 15 è attualmente disponibile come versione beta di anteprima per sviluppatori e beta tester pubblici. Gli sviluppatori registrati possono scaricare il profilo per la versione beta di iOS 15 dall'Apple Developer Center e una volta installato il profilo, gli aggiornamenti beta saranno disponibili via Etere. Una beta pubblica di iOS 15 è disponibile per il test su betaapple.com. Seguite poi questa piccola guida per installare il sistema sul dispositivo. iOS 15 introduce notifiche completamente ridisegnate. Ora si vedranno icone più grandi, anche foto profilo, per le notifiche che riceveremo, per renderle più facili da identificare. Ma non solo. È disponibile un nuovissimo riepilogo delle notifiche personalizzato che raccoglie le notifiche non urgenti per essere consegnate in un momento più appropriato, ad esempio al mattino o alla sera. Le notifiche nel riepilogo sono organizzate per priorità utilizzando l'intelligence sul dispositivo che analizza le interazioni dell'utente con le app, con le notifiche più importanti e rilevanti che salgono in cima. I messaggi urgenti e le notifiche urgenti verranno comunque recapitati immediatamente. Ora c'è la possibilità di disattivare temporaneamente le notifiche di qualsiasi app o thread di messaggistica e iOS 15 suggerirà di disattivare l'audio di un thread se è insolitamente attivo ma non ti stai impegnando con esso. Il focus, la messa a fuoco. iOS 15 presenta un nuovo strumento per aiutare gli utenti a ridurre le distrazioni, chiamato Focus. Un focus può filtrare le notifiche e le pagine della schermata home in base a ciò su cui l'utente vuole concentrarsi in un determinato momento, pur consentendo notifiche urgenti. Quando il focus di un utente sta attualmente bloccando le notifiche in arrivo, il suo stato viene visualizzato automaticamente ad altre persone in messaggi, mostrando che un utente non è attualmente disponibile a meno che non sia urgente. La funzione Spotlight, il nuovo Spotlight completamente ripensato. Spotlight può utilizzare l'intelligenza per cercare foto in base alla posizione, alla persona, alle scene o agli oggetti, utilizzando la nuova funzione Live Text. Spotlight può trovare testo e scrittura a mano nelle foto. Spotlight supporta anche ricerche di immagini web e risultati significativamente più ricchi per attori, musicisti, programmi TV e film. I risultati migliorati per le schede e i contatti mostrano le conversazioni recenti, le foto condivise e la posizione se condivise tramite Dov'è. Attraverso Spotlight è anche possibile installare rapidamente dalla home le applicazioni. Ma veniamo a FaceTime. In iOS 15 FaceTime offre l'audio spaziale in modo che le voci in una videochiamata suonino come se provenissero dal punto in cui si trova la persona sullo schermo. FaceTime ora dispone della modalità ritratto per le videochiamate, quindi gli utenti possono sfocare lo sfondo e mettersi a fuoco e disattivare gli avvisi in modo che sia più chiaro quando si parla in modalità silenziosa. C'è anche una nuova visualizzazione a griglia per le chiamate, FaceTime di gruppo, che consente ai partecipanti di vedere più volti contemporaneamente e un controllo dello zoom ottico per la fotocamera posteriore. SharePlay, condividi e gioca. SharePlay è una nuova funzionalità che consente agli utenti di condividere esperienze tra loro durante le chiamate FaceTime, inclusi contenuti multimediali come brani musicali, programmi TV o i film di Apple Music. I contenuti multimediali vengono riprodotti in sincronia per tutti i partecipanti e sono presenti controlli di riproduzione condivisi, quindi chiunque in una sessione di SharePlay può riprodurre, mettere in pausa
e saltare il contenuto, nonché aggiungere una coda condivisa. Fotografie. L'app Foto contiene un notevole aggiornamento di ricordi che ora presenta un nuovo design e integrazione con Apple Music, un'interfaccia più interattiva e aspetto memory. I ricordi suggeriranno brani basati sulla cronologia di ascolto di Apple Music che sincronizzano con video e foto per un'esperienza più personalizzata. Gli utenti possono personalizzare i ricordi scorrendo i mix di memoria che consentono di ascoltare brani diversi come un ritmo e un'atmosfera diversi. Sono disponibili 12 look memory che aggiungono atmosfera analizzando ogni foto e video e applicando la giusta quantità di contrasto e regolazione del colore per un look coerente. Mappe. Anche l'app Mappe cambia radicalmente. Mappe ora offre una vista del globo interattiva e dettagli notevolmente migliorati in una nuova vista 3D per le città. Quartieri, distretti commerciali, prospetti, edifici e altro sono visualizzati in dettaglio insieme a nuovi colori ed etichette stradali, punti di riferimento progettati su misura e una nuova modalità notturna al chiaro di luna. L'app Mappe offre anche una nuova esperienza di guida in città in 3D con dettagli stradali come corsia di svolta, mediane, piste ciclabili, strisce pedonali, che funziona sia su iPhone che su Apple CarPlay. La navigazione in transito è stata riprogettata e i viaggiatori ora possono trovare più facilmente le stazioni vicine e appuntare le loro linee preferite. Le mappe seguiranno automaticamente lungo un percorso di transito selezionato, avvisando gli utenti quando è quasi ora di sbarcare. C'è anche una nuova visualizzazione delle indicazioni a piedi che utilizza la realtà aumentata. Gli utenti semplicemente sorreggono il loro iPhone e l'app Map genererà una posizione accurata per fornire indicazioni stradali dettagliate utilizzando la fotocamera. Portafoglio, l'app Wallet. L'app Wallet supporta gli altri tipi di chiavi in iOS 15. Come le chiavi magnetiche di casa, ufficio, azienda e camera d'albergo. L'app Wallet sta anche espandendo il supporto per le chiavi dell'auto. Ora utilizza la banda ultralarga per sbloccare, bloccare e avviare la tua auto senza dover estrarre il tuo iPhone dalla tasca. La banda ultralarga offre anche una precisa consapevolezza spaziale, il che significa che iOS ti impedirà di bloccare la tua auto mentre il tuo iPhone è all'interno o di avviare il tuo veicolo quando il tuo iPhone è fuori. Wallet ora supporta i controlli di accesso senza chiave a distanza, consentendoti di bloccare o sbloccare la tua auto, suonare il clacson, preriscaldare la tua auto o aprire il bagagliaio. A partire dalla fine del 2021, i clienti degli stati partecipanti degli Stati Uniti potranno aggiungere la patente di guida o gli ID di stato all'app di Wallet. La navigazione internet con Safari. Safari completamente riprogettato. iOS 15 porta in Safari un design completamente nuovo. I controlli sono posizionati nella parte inferiore dello schermo in modo che siano più facili da raggiungere con una mano. C'è una barra delle schede compatta che fluttua nella parte inferiore dello schermo in modo che gli utenti possano scorrere facilmente tra le schede e contiene anche un campo di ricerca Intelligence. I gruppi di schede consentono agli utenti di salvare le proprie schede in una cartella e sincronizzarle su iPhone, iPad e Mac. Inoltre è disponibile una visualizzazione a griglia della panoramica delle schede. Gli utenti possono semplicemente aprire una pagina web per aggiornarla e ora è disponibile supporto per la ricerca vocale. Safari ottiene anche una pagina iniziale personalizzabile ed estensioni web per dispositivi mobili per la prima volta. L'app Messaggi. I contenuti che ti sono stati inviati in messaggi vengono visualizzati automaticamente in una nuova sezione Condivisi con te. Nell'app corrispondente Condiviso con te è presente in Foto, Safari, Apple News, Apple Music, Apple Podcast e nell'Apple TV. Gli utenti possono appuntare il contenuto importante che è stato condiviso con loro in modo che sia elevato in Condivisi con te. Nella ricerca messaggi e nella visualizzazione dettagli della conversazione. I gruppi di foto inviati in messaggi ora appaiono come un collage visibile o una pila scorrevole a seconda di quante sono state inviate. Ora è anche possibile trovare immagini condivise tramite messaggi utilizzando un nome di contatto. Tempo meteorologico, l'app Meteo. L'app Meteo è stata completamente ridisegnata in iOS 15. L'app Meteo ora offre più visualizzazioni grafiche per dati meteo, una mappa a schermo intero, un layout dinamico che cambia in base alle condizioni esterne. Apple ha ridisegnato gli sfondi animati dell'app Meteo per riflettere in modo più accurato la posizione attuale del sole e le condizioni delle precipitazioni. Ci sono anche notifiche per evidenziare quando inizia e finisce la pioggia o la neve.
L'app Salute. In iOS 15 l'app Salute ha una nuova scheda di condivisione che consente agli utenti di condividere i dati sanitari selezionati con la famiglia o gli operatori sanitari. I risultati di laboratorio sono stati migliorati con descrizioni, evidenziazioni e l'opzione per bloccare i risultati per un accesso rapido. La salute ora può rilevare le tendenze, attirando l'attenzione degli utenti su cambiamenti significativi nelle metriche sulla salute personale. Le vaccinazioni Covid-19 e i risultati dei test possono essere archiviati nell'app Salute utilizzando un codice QR di un operatore sanitario. I punti salienti della glicemia ora mostrano i livelli durante il sonno, l'esercizio fisico e dispongono di grafici interattivi. Dov'è? L'app dove introduce nuove funzionalità per aiutare a localizzare un dispositivo smarrito che è stato spento o cancellato o reinizializzato utilizzando le reti Dov'è? Un familiare o un amico che sceglie di condividere la propria posizione con te ora trasmetterà continuamente in streaming la propria posizione per fornire un senso di direzione e velocità. Appunti. Le note in iOS 15 sono dotate di tag creati dall'utente per ordinare e classificare comodamente le note in nuovi modi. C'è un tag browser per toccare combinazioni di tag e visualizzare rapidamente le note con tag. Ci sono anche nuove cartelle personalizzate che raccolgono automaticamente le note in base ai tag. Promemoria. I promemoria ora dispongono di tag per aiutare con l'organizzazione ed è possibile cercare e filtrare i promemoria in base ai tag. C'è un nuovo tag browser per toccare le combinazioni di tag e visualizzare rapidamente i promemoria con tag. Ci sono anche nuovi elenchi intelligenti personalizzati che raccolgono automaticamente i promemoria in base ai tag. Siri. In iOS 15 le richieste Siri vengono elaborate sul dispositivo utilizzando il Neural Engine, aumentando la sicurezza e aumentando significativamente la reattività, oltre a non avere più bisogno di una connessione a internet. Il riconoscimento vocale o la comprensione sul dispositivo migliorano man mano che utilizzi il dispositivo. Siri è anche in grado di conoscere i contatti con cui interagisci di più, le nuove parole che digiti e gli argomenti che leggi per fornire risposte migliori. Siri ora può condividere elementi sullo schermo come foto, pagine web, contenuti da Apple Music, Apple Podcast e via dicendo. La sicurezza della comunicazione su iPhone. L'app Messaggi su iPhone, iPad e iMac riceverà una nuova funzione di sicurezza delle comunicazioni per avvisare i bambini e i loro genitori quando ricevono o inviano una foto sessualmente esplicita. Apple ha affermato che l'app Messaggi utilizzerà l'apprendimento automatico sul dispositivo per analizzare gli allegati di immagini e si determina che una foto è sessualmente esplicita, la foto verrà automaticamente sfocata e il bambino verrà avvisato. Altre caratteristiche che vanno a portare delle nuove funzionalità, piccole migliorie, sono senz'altro in questi elementi qui. Widget. Widget di diverso tipo, widget trova il mio widget, widget contatti, widget di gaming center, widget app store, widget del sonno e così via. Traduzione a livello di sistema, auto translate, vista faccia a faccia, conversazioni ridisegnate, più facile la selezione della lingua. TV, per tutti voi l'app TV, condivisi con te, SharePlay e app di streaming in Giappone. Scorciatoie, scorciatoie più intelligenti. Memo vocali, velocità di riproduzione, salta al silenzio, condivisione migliorata. Telecamere. I dispositivi supportati da iOS 15 sono questi che vi lascio qui. Come vedete ci sono tutti i modelli di iPhone, dall'iPhone SE in avanti, SE 6S, XR. La data di rilascio sarà probabilmente fra oggi, 14 settembre e novembre. Poi ci sono guide e istruzioni su iOS 15 che potete trovare nel link in descrizione con tutte le funzionalità e tutti i modi per utilizzarle. Nel caso abbiate aggiornato iOS 15, la versione beta, e vorreste fare un downgrade, allora potete utilizzare il software Reboot, molto utile anche per riuscire a recuperare la versione precedente del vostro sistema operativo su iPhone e iPad. Se il video vi è stato utile, allora lasciate un mi piace e un commento qua sotto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!